Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. Mancano ormai solo circa 2 mesi e mezzo al rilascio ufficiale di iOS 17, ma Apple rilascia la beta numero 3 che aggiunge tante novità su iPhone. E oggi le andiamo a scoprire insieme. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zane. Oggi andremo a scoprire tutte le novità del nuovo iOS 17 Beta 3 rilasciato proprio ieri sera da Apple. Oggi andremo a vedere nello specifico sia le prestazioni, anche perché c'è un grosso incremento della fluidità, piccolo spoiler, e poi tante piccole novità che Apple modifica, aggiunge, cambia, toglie, tanta roba. Andiamo intanto per ordine e andiamo a vedere prima di tutto quanto pesa questo nuovo aggiornamento. Su iPhone 14 Pro Max abbiamo 1,15 GB di spazio occupato. Ovviamente non si parla dell'aggiornamento in totale, ma si parla semplicemente dell'aggiunta di queste novità e anche della rimozione di alcuni problemi, quindi sono circa 1,15 GB in totale. Ma entriamo nello specifico e andiamo a parlare proprio delle prestazioni, perché subito dopo aver installato questa beta 3 si percepisce assolutamente una maggiore fluidità. Già la beta 1 e la beta 2 erano più o meno a pari livello di iOS 16 con tutti i problemi annessi delle versioni precedenti che abbiamo avuto, ma questa beta 3 sale un po' di livello, ma un po' tanto, ragazzi. Se prima la fluidità era, che ne so, 6-7 su iOS 16 e quindi anche sulle prime beta del 17, ora siamo sull'8, ragazzi, siamo già ad un incremento prestazionale molto visibile, proprio si vede quando tu apri un'applicazione, switch tra le pagine, apri la tastiera, cioè si vede praticamente che la fluidità è stata incrementata di netto, indubbiamente. Ma andiamo a parlare delle vere, proprie, concrete novità che si possono visionare all'interno di iOS 17. E iniziamo infatti con la numero 1. E sto parlando di un nuovo design dei pulsanti opzioni che sono presenti all'interno della sezione eliminati di recente sull'app foto, che viene appunto ridisegnata leggermente ed aggiunge diverse opzioni in più quando selezioniamo una foto. Abbiamo poi anche un nuovo design per la funzione salute mentale che è presente attualmente sull'app salute, che aggiunge anche una nuova funzione promemoria in grado di registrare i nostri stati d'animo. Praticamente possiamo dire al nostro iPhone come ci sentiamo, cioè ci fa delle domande, ci dà delle impostazioni personalizzabili che poi, grazie all'intelligenza artificiale, riescono a capire se abbiamo un eventuale problema, magari siamo un po' depressi, siamo tristi per qualcosa e di conseguenza ci suggerisce anche dei metodi per rilassarci tramite l'app salute, appunto, e l'app salute mentale posta all'interno, che ci permette di farci rilassare un po', ci proietta delle immagini, dei suoni, in modo da tranquillizzare il nostro animo. Io personalmente posso dare un mio parere. A me, sono un tipo molto focoso nella vita, non mi serve a niente, nel senso dipende da che persona sei, non tutte le persone riescono a carpire questo stato d'animo così, non lo so, rilassante, nel senso tu ti devi rilassare vedendo queste cose, ma obiettivamente da persona a persona cambia, non con tutti funziona. Altra novità, Apple aggiunge 2 piccole novità all'interno dell'applicazione musica. Prima novità, ridisegnato il widget che adesso aggiunge anche un'icona diversa dal solito. Prima era in stile bianca l'icona musicale quando non c'era all'interno del widget nessun brano, adesso è stranamente blu e se posso dire la mia, stona tantissimo il blu sopra il rosso. Rosso rosa, non si vede un cacchio Apple, ma che cacchio? Spero che sia un errore, perché questa non è una novità, è un errore secondo me. E altra novità per l'app musica, Apple aggiunge i crediti all'interno dei singoli brani musicali presenti nell'app musica. Infatti noi possiamo andare su un brano musicale, premere sui 3 puntini posti in alto e lì avremo i crediti, ovvero tutte le informazioni sul brano, cioè, che ne so, persone che hanno partecipato alla composizione della base musicale o del brano stesso, eccetera eccetera. Altra novità, stavolta diversa per l'applicazione casa, intanto nuova splash screen che ci mostra al primo avvio dell'applicazione casa tutte le funzioni che ovviamente possiamo utilizzare tramite questa applicazione. Abbiamo poi nuove colorazioni che cambiano istantaneamente, ovviamente
colorate in base alla lampadina che abbiamo selezionato tramite la domotica della nostra app casa, e in base alla luce attiva infatti cambierà anche il colore all'interno dell'impostazione della regolazione dell'illuminazione. Sempre sull'app casa, anche nuova sezione cronologia delle attività sull'app casa, che ci mostra la storia di tutto ciò che facciamo all'interno dell'app casa, come ad esempio abilitare luci, spegnere luci, aprire cancelli, eccetera. Ci dà una sorta di lista di tutto ciò che abbiamo fatto, in modo tale da sapere eventualmente se qualcuno ha utilizzato in maniera impropria o se c'è qualche errore di sistema all'interno della domotica. Altra novità, stavolta all'interno dell'app messaggi, Apple modifica il menu impostazioni che ha recentemente cambiato graficamente con iOS 17, che ridisegna alcune icone e reimposta e riposiziona alcune impostazioni. Diciamo che non ci sono grandi novità sotto questo punto di vista, però a livello estetico adesso sembra molto più curato. Altra novità, stavolta all'interno dei widget contatti, che aggiungono i diversi stati del contatto. Mi spiego meglio. Quando noi utilizziamo, che ne so, il widget contatti in questo caso, e una persona che è presente in quella lista è ad esempio con modalità non disturbare attiva sul suo iPhone, oppure semplicemente ha chiamato noi e abbiamo una chiamata persa, adesso il widget ce lo mostrerà in maniera più dettagliata e completa. Ci dirà appunto che quella persona ha ad esempio il non disturbare attivo, oppure che ci ha chiamato e c'è una chiamata da riprendere. E ultima novità, ma non meno importante, Apple aggiunge un leggero bordino più marcato bianco quando sblocchiamo il nostro iPhone con la Dynamic Island. Quindi attualmente funziona solo con iPhone 14 Pro ed iPhone 14 Pro Max. Si vede proprio una sorta di bordino ancora più marcato, perché fa una sorta di ondina bianca tipo a sfumare. Adesso è molto più marcato, molto più presente. Ovviamente ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti quali sono le vostre novità preferite, se vi sta soddisfacendo questo iOS 17. A me personalmente in totale non ci sono tante novità, nel senso che obiettivamente potevano fare di più, ma lo sapevamo già prima dell'uscita che non sarebbe stato un aggiornamento chiave, diciamo. Ci sono tante piccole novità utili, però la cosa che mi preme maggiormente è vedere le prestazioni incrementate e maggiori fluidità, maggiore durata batteria. Al momento sulla durata batteria non ci siamo ancora, siamo, ripeto, alla beta 3, però per quanto riguarda la fluidità ci siamo perfettamente al di sopra di iOS 16. Questa cosa mi fa veramente incazzare, ragazzi, perché iOS 16.5.1 è la versione pubblica e dà surriscaldamento, problemi, eccetera. La versione beta va meglio della versione pubblica ed è una cosa, a mio avviso, scandalosa. Scandalo mai vista nel mondo Apple fino ad oggi, veramente scandalosa. Non capirò mai questo sbalzo incredibile, addirittura con le versioni beta, boh, che cazzo. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.